Buongiorno e ben ritrovati, io sono tornata poco fa dal Lago Maggiore dopo diversi giorni. Stavo aspettando una cosa importante che mi dovevano consegnare. L'unica cosa che so di questa lavatrice è che fa un sacco di musiche. Ho risparmiato praticamente 130 euro. È uno stendino verticale. Non so se è normale questo rumore. Ne avevo due. Uno grande e uno piccolo sono scomparsi entrambi. Ho deciso di aprire la scatola. Io non uso le cose per poi andarle indietro. Ora ci divertiremo particolarmente. Spero che sia facile. Vorrei cogliere l'occasione per scartare finalmente. Buongiorno di nuovo. Oggi è stata una giornata di tregua in tutti i sensi. Fuori fa più fresco perché stamattina ha diluviato e si è rinfrescato veramente tanto e io mi sono alzata con calma, poi ho scelto di fare cose molto easy di modo da permettermi di arrivare domani carica, per cui ho fatto un allenamento, ho lavorato al computer, ho fatto un po' di lavatrici e posso dirvi che ad oggi sono super soddisfatta del mio acquisto. Ho fatto almeno 5 cicli e la sto amando, la sto veramente amando, soprattutto per il fatto di non dover mettere il detersivo ad ogni lavaggio. Questa è veramente una svolta epocale, devo solo stare attenta quando finisce, ma altrimenti è veramente una cosa spettacolare. Per quanto riguarda i vestiti, ieri sera sono riuscita a sistemarli tutti. Oggi ho finito di stirare, la mia stiratrice verticale è approvata anche lei, ma ci sono un po' di ma. Praticamente, vabbè, anche io ho imparato a usarla nel mentre perché non avevo capito come usarla bene, ma praticamente bisogna andarla a passare molto molto lentamente e stira alla perfezione. Il serbatoio, essendo un po' piccolo, ti permette di stirare due camicie, infatti ne stiri due, lo riempi, ne stiri altre due, però diciamo che per quei capi super delicati o in viaggio o per quelli come me che non stirano quasi niente, solo quelle cose che proprio sono spiegazzate, bisogna dargli un attimo una sistemata, è perfetta. Allora, i vestiti, come vi dicevo, sono tutti sistemati e pronti. Ho stirato addirittura i pantaloni in lino. Sono perfetti o no? Guardate qua. Cioè, mi sono stupita di me stessa. Mi ha motivato a stirare anche i pantaloncini. Anzi, questi sono dei Bermuda. Però, ecco. Ho stirato veramente tante di quelle cose. Anche questi pantaloni che sono super delicati. Li ho stirati. Anche i vestiti, tutto, tutto stirato, tutto pronto. Questa camicia in lino vi farà capire quanto è perfetta. Questa è la situazione. Sono pronta per affrontare una nuova settimana di lavoro in ufficio. Adesso sto andando a comprare un po' di cose che servono per sistemare la maniglia della cucina. Un po' di spesa per la settimana per portarmi da mangiare in ufficio. Ho già messo su delle prime cose, ho messo su tutti i vestiti invernali così da liberare un po' di spazio nella camera dove al momento è un vero incubo. E poi passerò da mio papà per prendere delle altre cosine di modo da avere quasi tutto qui e cominciare a ragionare sul da farsi per sistemarle. E basta, quindi questo è il piano per la serata e vado a fare tutte queste cosine e ci vediamo tra un istante. Tra l'altro, su questarella qua vi posso dire che è veramente uno spettacolo perché mi ha permesso di mettere due scatole per lato, sono le scatole dell'IKEA, le Scoob, quelle con la cerniera,
e ti permette di tenere tutto in ordine. Ovviamente io le scarpe le ho messe nell'altra stanza, non le voglio avere nella stanza da letto e in questo modo per me è perfetto. Basta, basta con le chiacchiere, andiamo a fare queste commissioni e poi cercherò di andare a letto presto. Le ultime parole famose. Eccomi, sono tornata a casa un'oretta fa. E che strano chiamare casa, questa casa. Mi devo ancora abituare decisamente perché tra settimana scorsa che sono stata via al lago non ho ancora avuto tempo di dormire abbastanza volte qui dentro. Cosa vi volevo dire? Ah sì, della mia totale incoerenza, volevo parlare di quello. Sapete che sto mangiando insalate con ceci o con hummus da, boh, sarà più di un anno? Ovviamente qualche volta mangiavo qualche cosa di diverso, però per la maggior parte del tempo mangiavo questo. Quando è che mi passa la voglia a me di mangiare l'hummus? Quando sono obbligata a farlo. Perché qui è la soluzione più veloce e più facile. E quindi il mio corpo ha deciso che non ha più voglia di mangiare l'hummus. Così. Che cervello strano che ho. Quindi stasera ho mangiato una cosa diversa. Ho preparato un'insalata, però al posto dei ceci ho messo le scaglie di grana. Ieri invece ho messo dentro il primo sale e ecco così va. Sto mangiando un po' di cose diverse. Ma non è questo il motivo per cui ho tirato sulla telecamera. Allora, sono andata a cercare il pezzo che mi serviva per la porta della cucina. Praticamente quell'aggeggio là che fa incastrare la maniglia, che si chiama quadro. E dovete sapere che sono almeno una settimana e mezzo che lo sto cercando. E voi direte: ma facile, si trovano ovunque. E invece no, non è così facile a quanto pare. Tra l'altro, questa maniglia qua, questo quadro qua è di una dimensione diversa rispetto a quelle più comuni in questo momento, quindi ne trovi molto facilmente quelle da 110, quelle da 120 o da 75, da 65 mm, quelle da 90 introvabili. E stasera sono andata a fare un reso da Tecnomat e l'ho trovata in un formato un po' strano. Praticamente quella per la porta blindata, però a quanto pare si smonta e diventa perfetta per la porta normale. Quindi adesso facciamo questa operazione insieme. Se mi hanno ingannata, vado e glielo faccio mangiare. Perché ormai, cioè, ho girato troppi negozi per trovarla e sono un po' disperata. Sto per perdere la pazienza. Questa roba qua non va bene per la porta normale. Non va bene. E se io non ho l'attrezzo per tagliarlo, come cacchio pensi che io lo possa tagliare? Come cacchio pensi che io lo debba adattare per la porta normale? Ma io mi dico, ma te l'ho anche detto, che mi serve per la porta normale. No, no, è identico. Che nervi. Un'altra settimana senza porta. Adesso questo mi tocca portarlo da mio papà. Gli devo chiedere di tagliarmelo. Maledetti, maledetti, maledetti commessi che non ci pensano un secondo in più quando gli chiedi una cosa. Insopportabile. Vabbè, niente. Farò dell'altro. Dove siamo rimasti? Io non me lo ricordo più perché dall'ultima inquadratura che avete visto ad oggi è passata una settimana, la mia prima settimana di ritorno in ufficio e
Devo dire che pensavo peggio, è andata molto meglio di quello che pensavo, però è un po' un dramma per quello che mi attende a settembre. Mi attende tanto di quel lavoro che penso che lavorerò per 3 mesi in uno, ma il punto è proprio quello, perché poi mi riesco a dedicare ad altro. Partiamo però con quello che è successo questa settimana, perché sono successe un po' di cose. Allora, partiamo con ordine. Prima cosa, ieri è passato l'elettricista, ha sistemato dei cavi per la caldaia e per il termostato e abbiamo posizionato il termostato qui. Poi ho tirato giù il vecchio citofono, quello della porta d'ingresso, e l'abbiamo messo qua dentro. Lì vedete ancora la macchia perché oggi ho stuccato il buco e poi devo riverniciare, cosa che ho fatto e sto facendo anche qua. Vedete, prima c'era un po' di buco lì in mezzo, adesso l'ho stuccato, l'ho coperto per bene, devo poi solo grattare un po' e riverniciare. Poi oggi è venuto invece il muratore, perché è venuto a sistemare finalmente il battiscopa qua in bagno. Ho un battiscopa qua in bagno, non mi sembra vero, ma è così. Praticamente in questo momento la pianta è lì e la lavatrice è qua, perché stanno tenendo fermo il battiscopa che si deve incollare bene bene, però ho un battiscopa. Ho visto un po' di facce perplesse quando ho detto che mettevo il battiscopa in legno in bagno, però è abbastanza evidente che in un bagno di questo tipo qua non puoi pensare di mettere un altro tipo di battiscopa, devi metterlo come tutta la casa, perché questa è una casa di uno stile tutto suo, quindi battiscopa uguale ovunque. Poi che altro è successo? Ieri, dopo che è andato via l'elettricista e avevo dovuto spostare tutto perché i cavi passano in mezzo, quindi ho dovuto spostare tutto qui, la mia zona cucina, e allora nel rimettere a posto mi sono reinventata un po' gli spazi in cucina. Non so se vi ricordate com'era la mia cucina inventata inizialmente, ma praticamente avevo qui in questa zona tutti i cestini per la pattumiera, qui c'era questo mobile e il frigo era al posto del mobile, quindi era tutto un po' invertito e mi sono resa conto che non era molto bello e nemmeno tanto funzionale, perché nella settimana ho comunque utilizzato gli spazi e mi sono resa conto che avevo bisogno di avere il bollitore quanto più vicino possibile a una presa, perché lo continuo a staccare per riempirlo e prima era attaccato lì giù dietro ed era scomodo, quindi è solo spostato qui e il tostapane è qui, perché rimane sempre attaccato, non lo devo spostare, rimane lì ed è perfetto. E poi anche la pattumiera, appunto, un po' più nascosta, sta molto meglio, comunque tutto in ordine, però ecco, preferisco per come siamo messi adesso, anche perché in questo momento ho sparso anche diversamente tutte le mie piantine, compresa lei che è bellissima e che mi sta rendendo questo spazio un pochino più bello e mi nasconde un po' quello che c'è dietro. E poi vabbè, ho spostato tutte le piantine e le altre qui, perché poi in questo angoletto qua durante la giornata il sole picchia veramente tanto e ho visto che stavano incominciando a bruciarsi e quindi non voglio uccidere le mie piantine. Poi in questo angoletto qui ho le tre piante, questa qua che sta diventando sempre più grande, e poi nell'angolo quella che è in questo momento in bagno. E già vedendola lì mi sono resa conto che in realtà una pianta qua in bagno ci vuole, per cui è probabile che da qui al prossimo video sposterò tutte le piantine, le girerò un po' e le posizionerò in giro per la casa. Ma prima di farlo devo studiarle un po' per capire come posso distribuirle meglio in giro per la casa e quindi avere un po' di verde in ogni spazio. Infine, wow, questa forse è la stanza che rimbomba di meno, abbiamo la camera da letto
E come vi avevo promesso, vi voglio parlare un po' di più del letto perché sento che non gli abbiamo dato tante attenzioni. Praticamente l'hype è stato tirato giù da una serie di cose che sono successe. Praticamente questo letto l'ho ordinato su La Redoute, quindi il sito francese, e mi sono innamorata letteralmente di questo letto. L'ho aspettato 2 settimane. Me l'hanno consegnato, tra l'altro comodissimo perché fanno anche consegna al piano e quindi mi hanno portato le scatole fino alla stanza da letto. E poi è venuto mio papà insieme a un suo amico per montarlo. Fatto sta che è da qui che in realtà è partita tutta la storia dei pacchi già aperti. Lo montiamo e già nel montarlo, vabbè che il tessuto è particolare, è cru. Questo tessuto qua, molto bello, che dipende da come giri, prende dei colori un po' diversi, ma non troppo. E avevo notato che appunto c'erano degli aloni che sembravano delle macchie, banalmente, di mani che hanno toccato. Ho detto, ma perché? Non è che sono proprio visibilissime, però io sono un po' fissata perché ci tengo queste cose e non mi faceva impazzire l'idea. Già lì ho detto, vabbè, non so cosa è successo, andiamo avanti. Praticamente nel montare l'ultimo pezzo, che era il cappuccio per le doghe, vedete che ha questi cappucci qua, mi accorgo che un cappuccio è spezzato ed è lì che ho capito che avevo ragione, che questo letto era già stato aperto, maneggiato, probabilmente montato una volta. Quindi per questo non ve ne ho parlato troppo, perché volevo capire come sarebbe andata a finire la storia, perché tendenzialmente il letto mi piaceva, lo adoravo, però se mi avessero, perché ho scritto subito al servizio clienti, se mi avessero risposto in maniera poco adeguata, l'avrei smontato e rimandato indietro. Per quanto lo stessi amando tanto, l'avrei rimandato indietro. E quindi volevo aspettare di capire come sarebbe andata a finire la storia prima di raccontarvi tutto. Fatto sta che mi hanno risposto in maniera molto piacevole, nel senso che hanno accolto la mia lamentela, perché ho scritto con toni molto garbati comunque, dicendo che è successo questo, 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 e mi hanno risposto e si sono offerti di rimborsarmi di 15% del prezzo pagato, cosa che ovviamente ho accettato perché il letto è ancora qui, e solo perché comunque adesso basta passare un panno con cioè io uso spesso le salviettine, quelle inumidite disinfettanti, su questi tessuti qua vanno più che bene. Ho tolto una macchia di non so cosa, forse era tipo matita per le labbra, dalla poltrona, che è nello stesso tessuto, ed è andata benissimo. Quindi ho fatto altrettanto con questo letto. E i cappucci invece per le doghe si vendono su Amazon, quindi alla fine mi è andata bene così, perché comunque questo inizialmente era un letto che costava più di 800 euro. Io l'ho comprato in saldi con 530 euro e loro mi hanno rimborsato 80 euro e quindi sono arrivata a pagare 450 euro questo letto bellissimo. E ve lo faccio vedere bene bene più da vicino perché è stupendo e lo sto amando alla follia. Ignorate solo le lenzuola perché sono quelle che usavo ancora a casa di mio papà e non sono adatte per questo letto, le devo ricomprare e rinnovare comunque perché sono un po' vecchiotte. Però concentriamoci sul letto. Allora, il letto è un 2 metri per 1,60 m. Il mio materasso è leggermente più piccolo perché è un 1,90, però va bene comunque. Ha questa parte qua ai piedi molto bella, è molto comoda, ti ci puoi anche sedere, quindi è perfetto. Sotto non c'è niente, è vuoto, però ha
ha un cassetto che può essere acquistato separatamente. Sto valutando di comprarlo per metterci dentro il piumino e le lenzuola, che in questo momento, visto che non ho mobili, può essere una soluzione molto azzeccata. Poi la testata è molto spessa anche lei ed è imbottita. Soprattutto qua mi sta piacendo un sacco perché è morbida, morbida e comodissima, cosa che è fondamentale per me, perché io adoro mettere il cuscino, mettermi lì a leggere un libro. Infatti qui ci sono già tutti i miei libri ed è comodissimo anche perché si possono appoggiare cose sopra. Ora non lo farò troppo, finché metto un libro, ok, di più no, perché poi rimangono i segni e si deposita magari polvere. Però ecco, è bella come situazione anche questa, anche per appoggiare il cellulare momentaneamente, non lo tengo così vicino alla testa durante la notte, però ecco, è una cosa super comoda e super bella. Il letto anche è comodissimo e tutto sommato, con le varie peripezie, è un acquisto di cui sono molto contenta. Lo devo ovviamente abbellire un po', devo comprare le cose giuste, però intanto vi ho raccontato un po' la storia del letto e basta. Lo so che è in tessuto, lo so che si sporca facilmente, però non importa, si pulisce, si lava. Quello anche è un altro ottimo acquisto che sto sfruttando davvero tanto e sono molto contenta di averlo preso. In questo momento non è molto ordinato, però vabbè, chiudiamo un occhio. Anche perché tra ieri e oggi ho avuto lavori in corso e si sa che appena fai una minima cosa si sporca tutto, quindi ho dovuto rilavare tutto, risistemare tutto, ripulire tutto. E quindi si fa quello che si riesce a fare. Basta, io direi che è tutto per questo nuovo aggiornamento. Ogni settimana sento che succedono cose e mi rende molto felice. Presto dovrò andare a cercare di capire cosa fare per la cucina perché, come ho già anticipato, settembre sarà un po' un mezzo incubo, quindi non riuscirò a fare molto e mi conviene attivarmi adesso se voglio avere una cucina a ottobre. Detto ciò, è tutto per oggi, è tutto per questo video. Io vi saluto, vi mando tutte le mie positive vibes che ho in questo momento, un giga mega abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!